Buonasera a tutti, gentili telespettatori, benvenuti a Fatti e Commenti, la rassegna stampa quotidiana in onda su TVRS alle 23 alle 7:10 della mattina. Giornata molto intensa sul fronte delle notizie, ovviamente per quanto riguarda la cronaca, il ritrovamento del cadavere purtroppo di Brunella Chiù a distanza addirittura di un anno praticamente dall'alluvione, corpo che è stato ritrovato nelle acque antistanti le isole Tremiti ed attualmente sepolto al cimitero di Vieste. Giornata che è stata poi caratterizzata dal ritorno a scuola anche nelle Marche. Messaggi sono giunti un po' da tutte le istituzioni, dal presidente Acquaroli a Donatella D'Amico, neo direttrice generale dell'ufficio scolastico regionale. Un ritorno purtroppo caratterizzato anche da classi sempre più vuote, ma ne parleremo. E c'è stata poi questa nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.0 registrata alle 10.40 al largo del mare Adriatico tra Fano e Pesaro, un evento tellurico avvertito nitidamente dalla popolazione lungo la costa. Parleremo molto di università e non solo con il nostro ospite di stasera, il professor Stefano Pollastrelli. Buonasera Stefano. Buonasera, grazie dell'invito. Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata. Mi viene in mente subito un dato, Stefano. Dicevo, un ritorno caratterizzato da classi vuote, anche se non è un argomento di tua stretta competenza. In provincia di Macerata gli iscritti in 10 anni sono calati di 4.000 unità e sono attualmente circa 40.700 rispetto ai quasi 45.000 di 10 anni fa. Chiaramente accorpamento di sedi, denatalità, è un fenomeno fisiologico o in voi addetta ai lavori desta preoccupazione? Allora, è un fenomeno fisiologico, però è preoccupante, sta diventando preoccupante perché anche all'università abbiamo abbandoni, abbiamo quindi un calo di iscritti, quindi il percorso scolastico universitario va rivisto nella sua interezza. E credo che sia necessario quindi un'attenzione forte, capire anche le motivazioni, le ragioni che ci sono per questa diminuzione di iscritti nel settore scolastico ma anche nel settore universitario, che sono due aspetti che non devono essere più visti a compartimento stagno ma proprio in stretta connessione, in stretta fortemente in connessione, perché le dispersioni scolastiche e universitarie sono quindi un dato preoccupante ma veramente serio. Allora, iniziamo con le notizie. Una notizia di cronaca, diciamo caratterizzato il pomeriggio, la troviamo sul nostro sito su utvrs.it. Malore, mentre sul trattore un uomo perde la vita. Tragedia nel primo pomeriggio di oggi nelle campagne del Senigallese. Un 69enne ha perso la vita dopo essersi schiantato con il trattore contro un albero. Si trovava lungo la strada provinciale di Morro, nella frazione di Grottino, quando è avvenuto l'incidente. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere l'uomo. La centrale operativa del 118 ha inviato anche l'eliambulanza, purtroppo però per il 69enne non c'è stato niente da fare. L'uomo avrebbe accusato un malore perdendo il controllo del mezzo agricolo e finendo così contro l'albero. Mentre il CorrieAdriatico.it apre inevitabilmente con il ritrovamento di Brunella Chiù. Lo vediamo dispersa nell'alluvione di un anno fa, il suo corpo è stato ripescato alle isole Tremiti. La notizia è arrivata oggi, ci informa il Corriere Adriatico, a 2 giorni dal primo anniversario della devastante alluvione delle Marche. È stata ritrovata Brunella Chiù, il corpo avvistato e recuperato nelle acque pensate antistanti le isole Tremiti, attualmente sepolto al cimitero di Vieste. Questa mattina il gruppo Carabinieri Forestale di L'Aquila ha informato il presidente e il segretario generale della regione del provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di L'Aquila martedì 12 settembre, con il quale si comunicava l'avvenuto ritrovamento del cadavere di Brunella, 56enne di Barbara, dispersa nell'evento alluvionale dello scorso 15 settembre 2022. E ripeto, siamo quindi a un anno esatto dall'alluvione che ha devastato una larga parte del nostro territorio. Torniamo ad occuparci di quello che diceva Stefano Pollastrelli, che è molto interessante, e ti chiedo quanto è importante la qualità dell'offerta formativa e il fatto poi che comunque si deve offrire a questi ragazzi degli sbocchi professionali, no? Almeno con una ragionevole probabilità, perché poi la certezza è quasi impossibile da raggiungere. Beh, il mondo sta cambiando in maniera repentina, quindi le università devono percepire le dinamiche sociali, economiche, giuridiche, e sia nelle scienze umanistiche anche nelle cosiddette scienze dure, quindi l'offerta didattica non può rimanere incasellata a schemi o a decreti ministeriali che ormai devono essere anche modificati,
e cercare, insomma, all'interno dell'autonomia universitaria di proporre anche dei corsi innovativi, ma capire il futuro, che è difficile, quindi cercare di prevedere quali possono essere gli sbocchi professionali, oltre a quelli tradizionali, per cercare di incentivare le iscrizioni subito dopo, insomma, i licei o le scuole superiori. L'Università di Macerata ha una gamma di scelte, diciamo così, molto ampia, poi ne parleremo con varie scuole di specializzazione e vari dipartimenti. Credo però di non far torto a nessuno dicendo che giurisprudenza rappresenta la storia di questo Ateneo, fondato, vale la pena ricordarlo, nel 1290. A livello personale, che tipo di responsabilità senti a guidare un dipartimento con sette secoli di storia? Beh, intanto la responsabilità c'è, è quotidiana. Io sono veramente onorato, insomma, di essere direttore e ringrazio quotidianamente i colleghi che mi hanno dato questa ampia fiducia, una grande responsabilità, perché la storia, come dici tu, si sente nelle dinamiche e l'Università di Giurisprudenza, l'Università di Macerata, il Dipartimento di Giurisprudenza è conosciuta un po' in tutto in Europa, anche fuori. Abbiamo collegamenti proprio con l'America Latina, con l'Australia, con altri continenti, proprio per la grande tradizione giuridica del Dipartimento di Giurisprudenza. C'è anche una sorta di partnership o anche gemellaggio, qualcosa di importante, con Orléans, no? Che è un'università francese. Sì, il mio collega che si occupa di questo accordo è proprio in questo momento a Orléans per rinnovare questo prestigioso accordo con l'Università Orléans per la doppia laurea. Questo è un aspetto fondamentale che non tutti gli Atenei riescono a fare. Noi quindi abbiamo creato proprio questo percorso di doppia laurea con Orléans. Allora, il dipartimento che tu, Stefano, dirigi ha ottenuto anche di recente dei prestigiosi riconoscimenti, vincendo il progetto Dipartimenti di Eccellenza, no, sul tema innovazione e vulnerabilità, problemi giuridici e tutele, classificandosi secondo tra i 15 dipartimenti giuridici italiani. Inoltre, vediamo anche alcune immagini, la vostra sede storica e anche la biblioteca sono interessati da profonde ristrutturazioni, no? Sì, allora, intanto, per quanto riguarda il primo aspetto che tu dicevi, è un grande riconoscimento. Io ringrazio tutto il Dipartimento di Giurisprudenza, anche il magnifico rettore che c'è vicino in ogni momento, e arrivare secondo come Dipartimento di Giurisprudenza in Italia, quindi lasciare dietro dipartimenti di grande prestigio, questo è un grandissimo risultato e che dobbiamo sottolineare. Io lo dico sempre ai miei colleghi che lo dobbiamo dire, perché non è facile raggiungere, occorre quindi avere dei parametri di qualitativi importanti. E la sede di giurisprudenza sarà oggetto quindi di una ristrutturazione. Abbiamo già, come hai visto, l'immagine lo stanno vedendo, una biblioteca veramente molto moderna all'interno di una struttura storica, e inizieranno nei prossimi mesi i lavori di una ristrutturazione completa del Dipartimento di Giurisprudenza, in modo tale che la città, gli studenti, insomma tutti, possono poi ritornare a visitare la prestigiosa Aula Magna, l'antica biblioteca, l'ex rettorato, che sono, insomma, delle, diciamo così, proprio delle perle che noi abbiamo e che sono anche rare, insomma, ritrovare e incontrare in altri Atenei. Allora, mi sembra anche che il rettore John McCourt, tra l'altro nostro ospite un paio di mesi fa, abbia manifestato l'intenzione di un'apertura molto interessante, no? Della biblioteca sino a mezzanotte, un po' come avviene in altre università del centro-nord Europa, no? Quindi è un'idea o è un progetto che si sta attuando? No, il nostro rettore, che io ringrazio, è molto attento agli studenti, è molto attento quindi alla possibilità di concedere, insomma, spazi per lo studio, quindi questa apertura fino a mezzanotte è veramente molto interessante, ma credo che sarà frequentata la biblioteca, perché sono arciconvinto, perché gli studenti, anche dopo, facendo una cena veloce, dopo, insomma, anche una giornata pesante, però quelle 3-4 ore possono approfittare di andare a frequentare la biblioteca. Io per esempio ero uno studente molto assiduo, uno studio notturno. Esatto, ci sono quelli che rendono di più di sera, altri la mattina. Esatto. E quindi questa è un'iniziativa concreta del nostro rettore, e quindi già le lezioni inizieranno la prossima settimana. Credo quindi che, insomma, gli studenti apprezzeranno questa idea e di questa novità. Andiamo avanti con le notizie, andiamo al sito ansamarche.it.
Vi ho già detto di questa scossa di terremoto, lo vediamo di magnitudo 4.1 secondo le prime rilevazioni dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che si è registrata alle 10.38 davanti alla costa marchigiana anconetana tra Pesaro ed Ancona, 2 km di profondità, 41 km ad est di Fano, 42 a nord di Ancona. La scossa, breve ma intensa, è stata avvertita distintamente anche al pian terreno delle case ad Ancona, scuole, strutture sanitarie, scuole varie, ed ha causato apprensione. Al momento comunque non risultano danni alle cose o disagi per le persone. L'unico vero disagio è stata l'evacuazione, di cui ci siamo occupati nel nostro telegiornale, di una scuola ad Ancona, ma senza altre conseguenze. Tutto si è risolto soltanto come misura, diciamo così, precauzionale. Restiamo sempre in ambito di cronaca, sempre dal sito utvrs.it. Si è arrampicato sul muro, poi all'improvviso ha perso l'equilibrio ed ha fatto un volo di circa 4 metri, il tutto per recuperare un pallone. Tragedia sfiorata questa mattina ad Ancona, in un oratorio in via Isonzo, la chiesa della Misericordia, dove un ragazzo nordafricano è rimasto ferito dopo un volo da un muretto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, poco più che sedicenne, sarebbe sfuggito all'attenzione di alcuni educatori che in tutti i modi hanno poi cercato di bloccarlo. Sul posto è intervenuto un mezzo della Croce Gialla assieme alle volanti della questura. Una volta stabilizzate le condizioni di salute, il giovane, da poco in Italia, è stato trasportato al pronto soccorso di Torrette con un codice di media gravità. Quindi questo sempre rimanendo alla pagina della cronaca. E restiamo alle notizie di oggi dal sito cronachemaceratesi.it. Matelica, sotto l'effetto di droghe, aggredisce la mamma e la nonna, ha denunciato un 23enne successo a Matelica. Ad allertare i carabinieri sono state proprio la madre e la nonna, 86enne, del giovane, terrorizzate entrambe. Quando i militari sono arrivati nell'abitazione dove vivono tutti e tre, sono riusciti a bloccare il 23enne, che ha anche problemi psichiatrici, nella sua cameretta. A quel punto è stato contattato il 118 ed il ragazzo è stato sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio. È stato così trasferito in una struttura sanitaria protetta e denunciato ovviamente per maltrattamenti in famiglia. Ce ne siamo già occupati, ma con Stefano Pollastrelli approfondiamo uno degli aspetti che vi caratterizza, Stefano, cioè questo corso di laurea triennale in consulente giuridico per lo sport, con la possibilità tra l'altro di stage di società di varie discipline. Torniamo un po' al discorso di prima, cioè offrire allo studente un percorso che, diciamo, ha un taglio spiccatamente professionale, no? Cioè veramente finalizzato a uno sbocco lavorativo. Questo forse è stato quello che vi ha mosso a creare questo corso. Sì, allora questo corso di laurea è l'ultimo nato nel Dipartimento di Giurisprudenza, quindi abbiamo 2021, quindi iniziamo proprio in questi giorni il terzo anno. E poi andrà a regime, siamo veramente soddisfatti delle iscrizioni e delle attenzioni. È un corso di laurea innovativo in Italia e che è stato anche accolto favorevolmente proprio di qualche giorno fa, un accordo sinergico con la Federazione Italiana Gioco Calcio. Con tu sei stato anche da Gabriele Gravina, no? Sì, sono stato da Gabriele Gravina e abbiamo fatto anche una bella chiacchierata anche sulla riforma del vincolo sportivo, un po' della situazione del calcio. Abbiamo stipulato un accordo di collaborazione con la FIGC. Andremo a stipularlo anche con la Lega Nazionale Dilettanti, con il dottor Abete che mi ha ricevuto, abbiamo anche discusso insomma di tutte le dinamiche con la Lega Pro e andremo oltre quindi per cercare quindi di dare degli sbocchi professionali agli studenti. Ecco, stage con la possibilità di fare veramente degli stage all'interno delle varie società sportive, professionistiche e non solo, sì, no? Del territorio. Allora, intanto noi abbiamo fatto degli accordi anche con squadre locali importanti e manderemo i ragazzi a fare degli stage dei tirocini, quindi insomma, che servono proprio per far sì che i ragazzi possano all'interno capire le dinamiche delle società. Quali figure concretamente preparate? No? Perché all'interno di una società ci può essere il segretario, ci possono essere tantissime figure. Allora, noi cerchiamo di creare tutte le figure più importanti del calcio, ma anche degli altri sport come prevalenti, basket e volley. Indubbiamente faremo i direttori sportivi, i segretari delle società di calcio, procuratori di calcio, che come potrai sapere insomma, è molto richiesto da parte
dei ragazzi, per motivi che possiamo immaginare, ma anche altre figure che possono entrare, diciamo così, nell'amministrazione sportiva diretta ed indiretta, non solo in Italia, ma anche all'interno, diciamo così, delle strutture comunitarie. Io vorrei soltanto ricordare ai nostri telespettatori che in Italia ci sono, credo, 83.000 squadre di calcio, 1.400.000 tesserati, e forse c'è veramente una richiesta forte anche da parte delle società di figure professionali che possono veramente parlare con cognizione di causa. Sì, e questo è proprio il motivo per cui sia dottor Gravina che dottor Abete hanno voluto stipulare questo accordo di collaborazione, perché non solo le squadre professionistiche, ma anche quelle dilettantistiche, quelle appunto che magari hanno un bacino diverso, però oggi come hai accennato prima tu, con la riforma della giustizia sportiva, del diritto sportivo, del lavoro sportivo, le società hanno bisogno di consulenti giuridici, di persone esperte di questo settore. Assolutamente, poi parleremo anche di questa famosa riforma del lavoro sportivo, sulla quale diciamo esistono ancora varie incertezze. Andiamo avanti con le notizie, sempre per quanto riguarda Macerata e cronicamaceratesi.it. Arrestata per la rapina di una collana, la polizia ha ricostruito quello che è accaduto ieri attorno alle 18 al centro direzionale. Parliamo di via Carducci a Macerata. C'è stata una lite tra un 33enne ed una donna di 47, entrambi italiani residenti nel capoluogo. La coppia ha una relazione. L'uomo ha detto agli agenti, ci informa il sito Cronache Maceratesi, che la donna l'ha aggredito e gli ha portato via la collanina che aveva al collo. Ha detto anche di essere stato colpito al volto con uno schiaffo. Gli agenti hanno cercato di ricostruire l'accaduto, anche perché la donna sosteneva di essere lei la vittima. Hanno sentito testimoni ed entrambi sono stati portati in questura. Gli agenti della squadra mobile di Macerata hanno così ricostruito l'accaduto e, dopo aver ritrovato la collana nella borsa della donna, l'hanno arrestata per rapina. Quindi sono scattate le manette per la donna e messa poi agli arresti domiciliari. Ripeto, questo fatto è avvenuto quasi in pieno centro a Macerata, nel centro direzionale di via Carducci. Ancora cronaca, auto a fuoco sulla superstrada, traffico in tilt, notizia che prendiamo, lo vediamo dal sito utvrs.it. traffico in tilt questa mattina lungo la superstrada 77 della Val di Chienti in direzione mare per un'auto in fiamme, lo possiamo vedere, nei pressi dell'uscita di Montecosaro. Si sono registrate lunghe code, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per cercare ovviamente di sedare l'incendio. Allora, parliamo con Stefano Pollastrelli proprio dell'applicazione della riforma del lavoro sportivo. Io dicevo che esistono molte incertezze, no? Con il dono della sintesi, Stefano, quali sono i punti essenziali? Tra l'altro a giugno avete anche dedicato un convegno, no? Se non erro, su questo tema. Sì, allora abbiamo dedicato un convegno importante con avvocati prestigiosi, con dirigenti di calcio, proprio su questa novità che è entrata in vigore a luglio del vincolo sportivo, e che è una riforma che però riguarda anche un po' nella sua generalità altri aspetti. Perché intanto noi dobbiamo fare una considerazione, cioè che la legge proprio sul lavoro sportivo professionistico è dell'81. E lasciava fuori molte discipline sportive, che anche perché, come tu sai, erano le stesse federazioni che qualificavano la propria disciplina professionistica, e quindi per esempio il tennis non era un'attività professionistica come il volley, magari il calcio sì, o il basket. Sappiamo tutti la sentenza Bosman, che è stata una rivoluzione. Se andiamo a considerare poi le considerazioni dell'avvocato di Bosman, erano ben precise, e anche se la Corte di Giustizia è andata oltre, quindi ha creato veramente una valanga sull'aspetto lavoristico, e credo che era necessaria una riforma seria del vincolo sportivo. Io, come dicevo, in quei giorni ero proprio dal dottor Gravina, come tu ricordi, e lui ha usato un'espressione che io qui non è mia ma la riporto, cioè che è una questione, diciamo, di mentalità che deve cambiare all'interno, diciamo, delle società calcistiche in questo caso, e si devono attrezzare, e possono anche attrezzarsi con i consulenti giuridici dello sport, sempre con persone che, insomma, e credo che le dinamiche operative quotidiane attuative saranno importanti all'inizio per capire come ci dobbiamo muovere all'interno, certo, di questa riforma.
riforma, tutti parlano dell'abolizione del vincolo sportivo, che però insomma in altri paesi già era noto, e è chiaro che questo crea instabilità nelle società che puntano molto sul settore giovanile e temono che poi magari il ragazzino bravo possa essere portato via dalla società professionistica e quindi senza poi con un premio che viene riconosciuto ancora dall'articolo 31, anche se i parametri, l'entità e la natura vengono demandate ad altri, diciamo, certo, provvedimenti, anche su questo credo che bisogna fare chiarezza. Però poi a luglio ci sono stati dei piccoli emendamenti, proprio nel periodo in cui abbiamo fatto, e credo che fino a 14-16 anni questo vincolo ancora permanga, poi potrebbero le società creare un contratto di apprendistato fino a 18 anni, che è un'altra forma di vincolo non normativo ma negoziale. È chiaro che io credo che le società debbono intanto avere all'interno dei professionisti che possano capire. E ritorniamo sempre al discorso. Esatto, di prima, della preparazione. Della preparazione, perché poi l'improvvisazione tecnica, giuridica o anche di prospettazione strutturale di una società di calcio ormai credo che non si possa più, no, portare avanti. E il contratto d'apprendistato, io adesso vedo magari quella società che a 15 anni e mezzo possa già cominciare a impostare un discorso del genere in modo tale da vincolare il ragazzo che ha grandi prospettive almeno fino alla maggiore età, almeno fino alla maggiore età, e poi dopo si vedrà. Quindi ci sono degli accorgimenti che le società possono in qualche modo mettere in campo. Comunque questo corso di laurea all'interno dell'Università di Macerata è sostanzialmente un unicum, o quasi, in Italia, no? È un unicum, sì, un unicum, perché c'erano dei corsi ma che stavano sotto altri dipartimenti, scienze politiche, economia. Questo è proprio l'unico che è all'interno di giurisprudenza del centro Italia, ma anche nel nord, insomma questo è un corso veramente innovativo. Quindi i vostri iscritti provengono anche da altre regioni? Sì, provengono da altre regioni. Noi credo che insomma gli studenti gli studenti sanno che ci sono degli sbocchi professionali diversi. Ritorniamo al discorso di prima, e allora i licei sportivi, gli istituti tecnici che hanno gli indirizzi sportivi possono quindi in qualche modo interagire con il nostro corso di laurea, perché sanno che i ragazzi poi possono avere degli sbocchi professionali. E io dico sempre ai ragazzi che devono avere una visione non più regionale o nazionale ma comunitaria o internazionale. Andiamo a considerare che ad esempio stiamo parlando di un mondo calcistico che si sta spostando verso l'Oriente, verso dove è magari è cambiato totalmente, che è cambiato, no? Rispetto ai nostri tempi dove c'era Europa e Sud America, adesso siamo 5 continenti. Esatto. Non neanche parliamo dell'Arabia Saudita. Esatto. Insomma, però i ragazzi che insomma che si laureano possono cominciare a vedere anche di andare anche in altre parti, proprio per lavorare in maniera anche seria con grandi società. Assolutamente. Poi approfondiremo questo discorso, perché in fondo io credo che la sfida che l'Università di Macerata vuole lanciare è quella di essere all'avanguardia proprio relativamente alla globalizzazione, no? A questa crescente circolazione che va più in generale dello sport, di persone e merci, che ormai riguarda veramente i 5 continenti, e non solo, perché siete l'unica ad avere un rettore straniero, presumo. Esatto, quindi è un rettore che insomma è straniero ma che conosce bene il sistema comunitario, internazionale ma anche italiano, quindi questo è per noi, no, un grande privilegio. Credo che il rettore, anzi vedo che sta avendo anche rapporti con molte università prestigiose straniere, e quindi questo colloca Macerata in una posizione, come dicevi tu, internazionale. E voi tenete molto a questa vocazione, no? A accentuare proprio questo aspetto. Sì, noi abbiamo, come ripeto, questo corso di laurea si colloca in un corso di laurea triennale e noi siamo arrivati quinti in Italia. Quindi questo è importante proprio perché tra i parametri c'è anche l'internazionalizzazione, che stiamo spingendo molto sotto questo punto di vista. Assolutamente. Andiamo ancora con le notizie. Iesi, ci informa QDM Notizie, giù i 31 alberi a rischio, ora i sopralluoghi per le nuove piantumazioni.
Questo è l'aggiornamento che ci arriva dall'assessore all'ambiente Alessandro Tesei. Prima di rientro a scuola, battute le alberature nei parchi degli istituti, 700 gli esemplari visionati. Ce ne siamo già occupati. Per la sicurezza degli studenti, fin dal primo suono di campanella, sono stati abbattuti a Iesi, prima di rientro a scuola, i 31 alberi indicati come pericolosi dalle valutazioni dei tecnici comunali, che avevano effettuato sopralluoghi ai parchi scolastici durante i mesi estivi. Le alberature sono state abbattute tutte, ha spiegato l'assessore Tesei. Da ieri abbiamo iniziato i sopralluoghi nelle scuole per individuare dove effettuare le nuove piantumazioni. Anche di questo, ripeto, ce ne siamo occupati. Sempre da Iesi, scontro alla Rusticanella, una giovane conducente all'ospedale. L'incidente ha coinvolto due auto, il bilancio di una ragazza trasportata al pronto soccorso per accertamenti. Sul posto Croce Verde e Polizia Locale. Per i non diciamo così residenti in zona, l'incidente è avvenuto all'altezza del ristorante Rusticanella in via Ancona attorno alle 8 sulla vecchia statale che conduce a Chiaravalle. Secondo una prima ricostruzione, un'auto condotta da una donna che viaggiava in direzione Chiaravalle si è scontrata con un'altra vettura, la quale si stava immettendo da una stradina laterale che percorre la zona di campagna alle spalle del ristorante. Il bilancio di un ferito, fortunatamente lieve, la conducente alla guida della Citroen, una ventenne di Iesi, che è stata trasportata poi dalla Croce Verde al pronto soccorso dell'ospedale Carlo Urbani, comunque, ripeto, senza gravi conseguenze. Poi parleremo ovviamente delle notizie sportive dell'ultima ora, soprattutto sempre dal nostro sito UTVRS. Rimaniamo per un secondo ancora alla pagina della cronaca. Si aggira con uno specchietto rotto in mano, pronto per la truffa, denunciato. Continua, incessante, ci informa il nostro sito, l'attività della questura con la famosa, ormai tristemente famosa, truffa dello specchietto. E la notizia ci arriva da Ancona con l'attività che è stata disposta di prevenzione dal questore del capoluogo dorico, il dottor Cesare Capocasa. Le volanti sono intervenute in zona posatora per la segnalazione di un uomo che si aggirava in strada con uno specchietto retrovisore rotto tra le mani, tentando presumibilmente di individuare il soggetto più idoneo da truffare. I poliziotti, dopo aver rintracciato l'uomo italiano, originario residente nella provincia di Siracusa, con molti precedenti di polizia in materia, ha emesso la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio per 3 anni, quindi occhio a questa famosa truffa dello specchietto. Un obiettivo concreto da raggiungere per questo tuo mandato, Stefano? Ho già raggiunto, insomma, traguardi prestigiosi, perché, come hai detto prima, arrivare secondi come dipartimento d'eccellenza, potrei anche dire, insomma, ritenermi soddisfatto, ritenere così, ampiamente soddisfatto, e potrei dire posso anche insomma ritornare a vita normale. E dobbiamo ancora andare avanti, perché ci sono molte cose da fare. Io spero che, insomma, che si possa veramente ristrutturare giurisprudenza, quindi avviare i lavori della sede di giurisprudenza, vedere un po' che questo corso di laurea triennale sullo sport possa andare a regime, possa quindi crescere con le iniziative che andremo a fare. E quindi credo, insomma, che sono degli obiettivi questi importanti per finire il mio mandato. E intanto, per chiudere, rimaniamo invece a breve termine. Lunedì 25 settembre state allestendo, lo possiamo anticipare, un appuntamento di prestigio, l'ennesimo. Sì, questo, ecco, un altro traguardo. Rimaniamo a breve termine. A breve termine, il 25, dove tu sai che c'è la notte europea dei ricercatori. All'interno di questo contenitore noi abbiamo organizzato un evento importante, sempre per promuovere il consulente giuridico per lo sport, e ho avuto proprio qualche ora fa la conferma che sarà presente uno dei massimi dirigenti sportivi calcistici, Arrigo Braida, che non credo che abbia sportivo per antonomasia, per antonomasia, non credo che abbia bisogno di presentazioni, perché anche i non addetti ai lavori, insomma, conoscono quello che ha svolto nel Milan, insomma, di Berlusconi, ma poi so che è andato al Barcellona e quindi ha portato giocatori importanti come Kakà, Shevchenko, quindi, ecco, giocatori che hanno fatto la storia del calcio internazionale. Quindi noi siamo onorati, siamo lieti, ma tengo a sottolineare, Andrea, ecco, un dirigente di calcio a livello internazionale che ha capito l'importanza per gli studenti di questo corso di laurea.
per far sì che gli studenti, i giovani, possano entrare nel mondo calcistico, però con un titolo di studio importante. Certo, quindi appuntamento nel pomeriggio 25. Il 25 settembre all'Orto dei Pensatori. L'Orto dei Pensatori dalle 17 alle 19, Arrido Braida parlerà di come si fa calcio, com'è il mondo del calcio a livello alto, indubbiamente, poi per scendere anche nella realtà, quale modello di business le società di calcio oggi professionistica, dalla Lega Pro in poi, ma anche quelle che si avvicinano, insomma, che stanno tra la Serie D e l'eccellenza, debbano in qualche modo cominciare a strutturare le proprie società. Mentalità che forse diceva Gravina. E la mentalità che diceva Gravina, che è veramente importante, perché qui deve esserci un cambio di mentalità. E Braida verrà a raccontarci questo, poi ci saranno anche altri ospiti che illustreranno le loro esperienze e poi ci sarà un dibattito, quindi io spero, insomma, che possano intervenire i dirigenti anche delle squadre di calcio locali, che credo che sia anche un'occasione importante per conoscere, per sentire un po' l'esperienza di un grandissimo addetto ai lavori. Bene, grazie a Stefano Pollastrelli, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata. Grazie a te, Andrea, dell'ospitalità. Allora, termina qui la prima parte di Fatti e Commenti, linea alla regia per qualche istante di pubblicità, poi ci ritroveremo nella seconda parte ancora per altre notizie dalle 5 province della nostra regione. A tra poco. Eccoci di nuovo a Fatti e Commenti, la rassegna stampa di TVRS. Abbiamo salutato Stefano Pollastrelli, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata. Abbiamo invece in collegamento dalla redazione del Resto del Carlino di Macerata Giancarlo Falcioni. Buonasera Giancarlo, grazie per essere intervenuto. Buonasera Andrea, grazie a te per l'invito. Volevo con te rimanere proprio sul tema scuola, che è un po' chiaramente il tema della giornata. Io ho già accennato in apertura, Giancarlo, di questo preoccupante calo di iscritti, soprattutto in provincia di Macerata, che in 10 anni sono calati di 4.000 unità e sono attualmente circa 40.700. Vogliamo cercare di sintetizzare, anche prendendo spunto dal vostro pezzo, quali sono le conseguenze di questo calo, perché ce ne sono tante e anche gravi sotto certi aspetti. Sì, ne abbiamo scritto nell'edizione di oggi del Carlino, ne ha scritto il collega Franco Veroli in occasione della prima campanella del ritorno sui banchi di scuola dei ragazzi. In provincia di Macerata abbiamo perso in 10 anni 4.000 studenti, eravamo a quota, leggo per essere preciso, 44.866 in tutti gli istituti dei vari ordini e gradi nel 2013, quest'anno, 10 anni dopo, siamo sotto quota 40.000. È una tendenza di lungo periodo dovuta principalmente al crollo della natalità, che interessa un po' in generale tutta Italia, ma le Marche e la provincia di Macerata in particolare. Anche qui leggo i dati per non fare errori: nel 2013 in provincia erano venuti al mondo 2.630 bambini, lo scorso anno, sono i dati più recenti che abbiamo, sono stati appena 1.849, circa 800 bambini in meno, insomma un campanello d'allarme preoccupante. Una prima conseguenza si ha direttamente sulle scuole, sugli istituti, con sempre meno studenti, ovviamente le classi e gli istituti, le scuole dovranno essere accorpate. Questo significa meno sedi, meno presidi che saranno costretti a fare i salti mortali da una scuola all'altra, perché sotto un certo numero di studenti ovviamente non c'è un dirigente a sé, viene assegnata una reggenza, quindi i presidi stessi saranno costretti a fare i salti mortali da un istituto all'altro. E è un impoverimento generale che, ripeto, riguarda soprattutto la nostra provincia, perché i dati sono della scorsa settimana, un'inchiesta della CGA di Mestre, secondo la quale in Italia c'è stato un calo di giovani di under 34 del 7,4%, nelle Marche la media è del 9,6%, in provincia di Macerata il dato è di meno 12,4%, che significa in 10 anni abbiamo perso 8.500 ragazzi fra i 15 e i 34 anni.
Le cifre valgono davvero più di mille parole, tanto più Giancarlo che questo problema si accentua ancora di più quando ci si sposta nell'entroterra, dove c'è uno spopolamento scolastico davvero drammatico. Ovviamente lì la questione è ancora più delicata, è stata aggravata dal terremoto del 2016 e i ritardi nella ricostruzione che tutti purtroppo conosciamo hanno aggravato la situazione con il trasferimento di centinaia di famiglie sulla costa o addirittura fuori regione. Ci sono tanti piccoli comuni che hanno già perso e che nei prossimi anni rischieranno di perdere altre scuole, altre classi. Ci sono in alcune realtà delle pluriclassi, bambini che fanno le elementari nel loro paese e poi vanno a fare le medie nel paese vicino, viceversa. In parte i numeri sono quelli e la realtà è molto, molto complicata, si scontra con questi numeri. In determinate zone però magari all'aritmetica andrebbe affiancato un altro criterio, che è quello anche un po' del buonsenso, per garantire dei servizi anche dove c'è meno gente, servizi che stanno sempre più scomparendo. Abbiamo letto anche, non so se avete fatto riferimento, ma credo assolutamente di sì, della situazione di Penna San Giovanni, no? Di un istituto dove c'erano pochissimi ragazzi che sono costretti a trasferirsi a Monte San Martino con un problema di trasporto scolastico in una zona tra l'altro montana ed impervia. E forse Giancarlo, questo ci induce anche a profonde riflessioni sugli investimenti sull'edilizia scolastica, no? Che chiaramente debbono essere un po' ripensati anche alla luce di questo calo evidente della popolazione scolastica. Sì, il paradosso è che mai come in questi ultimi anni si stanno costruendo delle scuole o comunque si sta lavorando a progetti per costruire delle nuove scuole. Un po' il terremoto, un po' i fondi del PNRR, un po' una maggiore sensibilità da parte delle istituzioni per avere delle strutture sicure anche a livello sismico. Fatto sta che in questi anni, pur con mille contraddizioni e con mille ritardi, si stanno costruendo diverse nuove scuole. Il problema è chi andrà in queste nuove scuole, perché se poi mancano i bambini facciamo queste cattedrali nel deserto che non vengono sfruttate da nessuno e non vengono utilizzate. Bene, ti ringrazio Giancarlo, grazie a Giancarlo Falcioni, buon lavoro del resto del Carlino. Grazie a voi, buonasera. Allora, ringraziamo Giancarlo Falcione, abbiamo fatto questa lunga, ma credo doverosa riflessione, insomma, nell'occasione di questo ritorno a scuola che ha riguardato un po' tutta la regione. Torniamo invece alle notizie, rimanendo in tema con il sito viverepesaro.it, primo giorno di scuola. Ricci, Murge e Pozzi, ragazzi, vivete questo anno con serietà e serenità. È suonata la campanella per migliaia di giovani e giovanissimi pesaresi rientrati questa mattina in aula. Vivete quest'anno con serietà e serenità perché a scuola si studia, si cresce, ma ci si diverte e si fanno nuove amicizie che vi terranno compagnia per tutta la vita, ha detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che oggi con l'assessore alla crescita Camilla Murge e al fare Riccardo Pozzi ha fatto visita al Giardino delle Meraviglie in via Basento, allo Scarabocchio, Mascarucci e Dante Alighieri in viale Trieste, a Pesaro Studi, materne, elementari e medie che iniziano l'anno in strutture transitorie in attesa che le loro sedi originarie vengano ricostruite più sicure e belle al top dell'efficientamento energetico grazie agli importanti bandi vinti che riguardano l'edilizia pubblica e scolastica. Ancora un super bonus a scadenza del 31 dicembre, allarme CNA senza proroga, a rischio centinaia di cantieri in provincia. Rimaniamo quindi sul sito viverepesaro.it e relativamente alla provincia di Pesaro Urbino, super bonus e la corsa per chiudere i cantieri entro il 31 dicembre, entro la fine dell'anno infatti dovranno essere completati i lavori perché dal 1 gennaio 2024 la percentuale di detrazione scenderà al 70%. Un grande problema per i condomini che hanno ancora diritto alla detrazione del 110% avendo perfezionato la pratica e presentato la CILAS entro il 25 novembre dell'anno scorso. Gli altri sono già da quest'anno al 90%. Molti di questi cantieri, ha detto il presidente di CNA Costruzioni Marche Marco Rossi, sono in ritardo e non riusciranno a completare i lavori entro il 31 dicembre. Ritardi che non sono imputabili a inadempienze dei proprietari o delle imprese
edili, ma problemi oggettivi come il blocco dei crediti, la difficoltà a reperire i materiali da costruzione o alle condizioni meteo degli ultimi mesi. Insomma, tutti fattori che stanno condizionando un aspetto che è molto importante, appunto quello dell'edilizia, come abbiamo accennato in precedenza. Torniamo a parlare per un attimo di cronaca prima di occuparci delle notizie sportive con il sito utvrs.it. Fuggono con droga e tentano di speronare l'auto dei carabinieri. Sono stati arrestati due giovani. I carabinieri della compagnia di Jesi hanno arrestato due albanesi senza fissa dimora per concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Vediamo anche le foto relative a questa operazione. I due sono stati intercettati lungo la superstrada all'altezza dell'uscita Jesi Est. Avvistati i militari, hanno tentato di fuggire a folle velocità, ma sono stati bloccati pochi minuti dopo lungo via Roncaglia a Jesi, al termine di un inseguimento nel corso del quale il conducente ha anche tentato di speronare l'autovettura di servizio. Il passeggero 33enne è stato bloccato mentre il giovane era alla guida. Il 23enne ha tentato la fuga a piedi ma è stato subito raggiunto. Nel marsupio di quest'ultimi, i carabinieri hanno rinvenuto 37 grammi circa di cocaina suddivisi in 43 dosi, un panetto di hashish del peso di 50 grammi e mezzo ed un bilancino elettronico di precisione. Questa mattina il GIP del Tribunale di Ancona ha convalidato l'arresto ed applicato ad entrambi la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Ancona. Questo fatto di cronaca, quindi accusato, è successo nei pressi di Jesi. Allora andiamo invece alle notizie sportive partendo da viverepesaro.it, perché quest'anno torna il Memorial Alfonso Ford, un memorial molto sentito e partecipato in ricordo di un grandissimo giocatore della VL drammaticamente scomparso. E allora la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica che dalle 12 di domani, giovedì 14 settembre, saranno acquistabili i biglietti per assistere al Memorial Alfonso Ford in programma mercoledì 20 settembre alla Vitrifrigo Arena. La Carpegna Prosciutto affronterà tra l'altro una formazione di grande prestigio come l'Alba Berlina. A sinistra vedete anche la foto dell'indimenticato Alfonso Ford. Coloro che hanno già sottoscritto l'abbonamento alla stagione 2023-24 potranno acquistare il biglietto posto unico al prezzo di 5 euro, mentre per i non abbonati è previsto un prezzo di 10 euro. Ricordo ancora quindi Memorial Alfonso Ford con la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che riceverà l'Alba Berlino, la formazione del presidente Ario Costa, che è reduce dal torneo che è stato disputato nello scorso fine settimana a Sansepolcro. E andiamo invece, per quanto riguarda le notizie sportive, al sito utvrs.it. Campionato di eccellenza. Intanto vi ricordiamo che la partita del prossimo turno tra la Chiesa Nuova e la San Giustese VP si giocherà sul neutro di San Severino Marche e non a Treia. E restando in questo campionato, Civitanovese sondaggio per un nuovo portiere. Mirino su Urbietis, ex anche di Recanatese e Matelica. Se l'infortunio di testa preoccupasse più del previsto, questa è la domanda che sorge spontanea in casa Civitanovese, soprattutto per gli ultimi interessamenti di mercato. Il club rossoblù starebbe pensando ad un nuovo estremo difensore e gli occhi sono stati puntati sul lituano classe 2001 Caius Urbietis, ex di Recanatese e Matelica, oltre che Pistoiese e Sassari. Qui lo vediamo nella foto dal sito utvrs.it e si tratta chiaramente di un giocatore che non ha bisogno di particolari presentazioni, sicuramente un portiere di grandissima esperienza. Per quanto riguarda invece il prossimo turno in Serie C, De Santis non affronterà il suo passato. Poteva essere la prima volta di Simone De Santis contro il suo recente passato, ma venerdì al Del Conero non ci sarà. Il difensore, transitato in estate dall'Ancona alla matricola Pineta, è destinato a dare forfè a causa di un problema muscolare rimediato nella prima giornata di campionato. Ricordiamo infatti che la prossima giornata di Serie C Girone B si aprirà proprio venerdì sera con il match casalingo dell'Ancona al Del Conero contro il Pineto. Poi sabato pomeriggio ci saranno le altre partite, tra cui il match casalingo della Recanatese contro la Lucchese e le trasferte della Fermana e della Vis Pesaro. Queste sono le partite che si disputeranno sabato, con la Fermana a Gubbio e invece la Vis Pesaro sul difficile campo della Carrarese. Vis Pesaro che ha un nuovo direttore generale, Serraiocco, proveniente dal Pescara. Rimanendo alla pagina sportiva, andiamo a vedere una designazione arbitrale prestigiosa. Gianluca Sacchi
Fischietto Maceratese, torna ad arbitrare un grande match di Serie A. Domenica sera alle 20:45 sarà il fischietto di Roma-Empoli, match valevole per la quarta giornata di campionato. E dirigere una gara con il fumantino José Mourinho in panchina, ma fischietto marchigiano saprà sicuramente ottimizzare il lavoro. Insieme a lui la coppia Tolfo Massara come assistente, quarto uomo Colombo e Alvar Mazzoleni e Mieli. In bocca al lupo a Gianluca Sacchi, insomma, per il match Roma-Empoli di domenica sera, in programma, lo ricordo, alle 20:45, mentre l'Ascoli giocherà in casa sabato alle 14 e c'è attesa per la conferenza stampa indetta dal patron del club bianconero Massimo Pulcinelli, che ha convocato i giornalisti domani alle 17 per un incontro con la stampa molto acceso e molto atteso soprattutto. E poi, come abbiamo detto, Chiesanova e San Giustese saranno in campo e lo possiamo vedere a San Severino Marche e non, come inizialmente prevista, con la foto dello stadio di San Severino Marche nell'impianto di Treia. La notizia ha anche ora i crismi dell'ufficialità nel tardo pomeriggio di oggi. E tornando a noi, vi preannuncio anche che venerdì sera, tornando a parlare un po' di quella che è stata la notizia di apertura, vale a dire il ritrovamento del corpo di Brunella Chiu, eccola qua dal sito ansamarche.it, alluvione nelle Marche, ritrovato alle Tremiti il corpo dell'unica persona ancora dispersa, la 56enne Brunella Chiu, che viveva a Barbara. La conferma è arrivata dall'esame del DNA e vi dicevo, vi preannuncio anche che venerdì sera la nostra emittente trasmetterà in diretta la Santa Messa in memoria delle vittime dell'alluvione a Pianello di Ostra. Prima ci sarà anche una fiaccolata e rimaniamo sempre al sito ansamarche.it, eccola qua, fiaccolata a Pianello di Ostra per le vittime dell'alluvione del 15 settembre. Una fiaccolata con 13 luci dal fango per ricordare le vittime della disastrosa alluvione del 15 settembre 2022. Alle 20:30 di venerdì la fiaccolata terminerà al campo sportivo di Ostra, dove poi verrà celebrata una messa che sarà presieduta dal vescovo di Senigallia Franco Manenti e concelebrata dai vescovi delle altre diocesi colpite, ossia Andrea Andreozzi di Fano Fossombrone Cagli e Pergola e Francesco Massara di Fabriano Matelica. Qui saranno videocollegati i 17 comuni colpiti e la chiesa di Cantiano sotto la diocesi di Gubbio Perugia, dove celebrerà il vescovo Luciano Paolucci Bedini. E per chi non potrà andare sul posto ci sarà la nostra diretta. Bene, è davvero tutto per questa edizione di Fatti e Commenti, la rassegna stampa quotidiana di TVRS. L'appuntamento, come sempre, è rinnovato domani dalla redazione di Ascoli Piceno. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.